Buonasera a tutti, sono Anna Matteucci, sono un'artista. Da anni intanto voglio ringraziare Andreina e Antonio per l'opportunità di presentare due lavori in questa sede, in questa occasione molto importante. E, da anni lavoro su quelle che sono le tematiche della mafia, che è a mio parere appunto il problema in Italia, e ho portato stasera due opere. Quella che vedete appesa è Il vestito di Gelsomina Verde. Vi spiego brevemente di che cosa si tratta, perché magari vedendo così è difficile anche comprendere. È una citazione di un'opera di Doris Salcedo. Doris Salcedo, che è una importantissima artista colombiana, ha realizzato un'opera dedicata a un'infermiera torturata e uccisa dai narcotrafficanti in Colombia. Ed è una coperta completamente ricoperta di petali di rosa. E vedendo questo lavoro io ero rimasta molto colpita, e anche molto colpita dal fatto che questo lavoro è stato esposto al MoMA a New York, cioè ha avuto una rilevanza insomma internazionale, e mi sono detta che noi a volte guardiamo, no, questi paesi considerati quasi del terzo mondo come così carichi di questi problemi di violenza, no, insomma, di narcotrafficanti eccetera, non vediamo a volte, forse non vogliamo vedere, che a casa nostra accadono delle cose altrettanto atroci e simili. Infatti la tunica, perché quella è una tunica completamente ricoperta di petali di rosa, è il vestito di Gelsomina Verde, che è una ragazza che nel 2004 a Napoli è stata torturata e uccisa durante una guerra di camorra. E quindi ho voluto rendere omaggio a, tra l'altro, se digitate questo nome, Gelsomina Verde, su internet, vedrete che viene fuori, perché è rimasta un po' come una storia particolarmente atroce, particolarmente brutta. Ho voluto dedicare questo omaggio a Gelsomina Verde, e vedete che i petali di rosa, così come la coperta molto più famosa della mia opera, naturalmente, di Doris Salcedo, negli anni, perché questo è un lavoro che ormai ha due anni, fa come il sangue, cioè si scurisce inevitabilmente, il petalo della rosa diventa marrone, diventa scuro. E invece questo stendardo? Lo stendardo da processione è un lavoro nuovo che per la prima volta espongo qua, e allude alla pratica dell'inchino, cioè la pratica, il malcostume di fermare la processione davanti alla casa del boss del paese, che è una cosa che negli ultimi anni vediamo spesso ai telegiornali, ed è fatto praticamente con le parti metalliche, cioè è all'apparenza un normalissimo stendardo da processione, però le parti metalliche sono tutti bossoli di armi di vario calibro sparati, e la dalmatica, cioè il vestito rigido della Nostra Madonna di Loreto, che appunto ha questo vestito rigido, si apre su una sottoveste con tutte bustine di polvere bianca. Ecco, quindi sono veramente, vi ringrazio, perché bellissimo. Per me poter presentare grazie a te, perché appena ho visto quest'opera ho detto lei ci deve stare, quindi sono contenta, anzi, che ci hai dato questa opportunità. Allora, due parole soltanto su questa banda di pazzi che è la redazione di Antimafia. Intanto molti marchigiani non sanno che questo giornale, che è nato nel 2000, ha la redazione a Porto Sant'Elpidio a Mare, e un'altra redazione, adesso ne hanno fatto anche a Palermo da qualche anno, e è una comunità di ragazzi che danno la vita e l'anima, adesso mi viene a piangere, a questa cosa. E io trovo, seguite tanti ovviamente nella mia lunga carriera giornalistica, di lavori, di redazioni appena nate, di storie, di avventure, di riviste, eccetera, ma questa pervicacia e questa passione io non l'ho mai trovata, quindi ti ringrazio. Allora,
do la parola ad Anna Alessia Petrozzi, che nel frattempo è diventata capo redattrice di questa rivista antimafia che potete trovare online. E, tra l'altro, loro anche pubblicano un libro molto bello, cartaceo, che arriva, cos'è, un trimestrale? Annuale, adesso. Ah, annuale. E, non so se avete qualche copia, ma io ce l'ho. E Lorenzo Baldo, che nel frattempo è diventato vice direttore di questa rivista, quindi insomma dopo 17 anni sono felice di riaverli qua in questa casa. Grazie. Anna Alessia. Tu piani per passare grazie. intanto va detto, grazie come sempre, intanto va detto che questa banda di matti non avrebbe potuto fare niente senza quella matta. Anch'io ho avuto una scuoletta. Perché, mi sentite? Sì, 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 sì. Comunque, tanto la voce squilla. Perché? Perché quando noi nel 2000 così ci siamo così decisi a fare questa cosa, in realtà è stato il nostro direttore, che è più matto di tutti, che voleva, ha voluto fare questa cosa, Giorgio Bongiovanni, quando noi facevamo già un giornale così amatoriale che si chiamava Terzo Millennio, quando abbiamo voluto insomma impegnarci in questo settore, chiaramente non era più un settore amatoriale parlare di mafia, perché come ovvia, per ovvia ragione coinvolge il settore della politica e dell'economia, solo che noi 17 anni fa non è che avessimo chiaro questo, anzi per me non avevamo chiaro quasi nulla, solo una grande passione, quella con tanta fatica cerca di rimanere, ma avevamo quello chiaro. E non si poteva fare un giornale senza un direttore responsabile che fosse un giornalista professionista. E voi immaginate andare a cercare un giornalista professionista che per 2 anni permette agli altri di diventare giornalisti pubblicisti, quindi poterlo portare avanti. Chi poteva fare questa cosa dicendo sì in un secondo? Solo lei. Solo lei, un po' con un attacco di follia. Attacco di follia, quindi le nostre follie si sono incontrate 17 anni fa, è diventata... ci ha insegnato tutto di fatto, perché noi a parte la passione non sapevamo fare niente, manco i titoli, quindi ci ha insegnato tutto, dai titoli ai sottotitoli, come si scriveva un articolo, come si faceva un'impaginazione, cosa dovevamo fare, cosa non dovevamo dire, e ha condiviso con noi tantissime cose, tra cui querele, tra cui rogne varie. Poi quando finalmente l'abbiamo liberata, comunque lei non si è liberata di noi, nel senso che siamo rimasti comunque e ovviamente legati, e io personalmente sono legata a lei per questioni personali, ma ho anche a questo posto, questa casa meravigliosa, oggi la guardavo, quante cose sono cambiate, che bello che è diventato, tutta l'esposizione artistica, emozionante molto. Queste cose che non la, cioè che non, mi fa venire nervoso, quindi non mi emoziona per niente. In realtà invece oggi quello di cui dobbiamo parlare è una storia che per molti versi è emozionante per il suo dramma. Io di fronte all'ingiustizia invece distinto mi arrabbio, mi esce la voglia di giustizia. E la storia di Attilio Manca è una storia che grida a giustizia. Verrebbe istintivo nella testa di tutti noi dire grida vendetta, ma non è così, grida giustizia. Grida giustizia perché io penso che oggigiorno un po' se ne sia sentito parlare in giro della vicenda dell'urologo Attilio Manca, perché sta entrando anche un po' alla ribalta sui giornali nazionali, in malo modo, perché noi... è difficilissimo, non solo difficilissimo distinguersi nella lotta contro la mafia sotto tutti gli aspetti, come mi ha colpito moltissimo il lavoro di Anna, inutile che cito Libero perché è un colosso nella lotta alla mafia nel nostro paese, Don Ciotti tra l'altro ha curato la prefazione del libro, quindi siamo in famiglia. Però è diventato molto difficile riuscire a fare informazione, a farla bene, essere precisi, a distinguere. Oggi è diventato paradossalmente, no? In una società dell'informazione dove tutti sappiamo tutto, in realtà è diventato sempre più difficile capire cosa c'è. E non mi dimenticherò mai una lezione che
mi diede un'altra persona importante della mia vita, mi dice: ricordati sempre, di fronte a tutte le cose, questo verbo distinguo, sappi distinguere. La storia di Attilio richiede una grandissima capacità di distinzione, che è possibile però fare oggigiorno grazie al libro che ha scritto il mio qui fratello, amico Lorenzo Baldo, compagno di follia, perché ha ricostruito in questo libro, La mafia ordina suicidata Attilio Manca, non solo la vicenda giudiziaria, che è intricatissima, perché coinvolge fin da subito anche una parte dell'operato delle forze dell'ordine, della magistratura, che con degli errori clamorosi, delle omissioni al limite del paradossale, la vita di Attilio, che era un brillantissimo urologo, uno dei primi in Italia a operare la prostata con la laparoscopia, quindi aveva questo ragazzo, aveva una carriera brillante, ma stiamo parlando di un fuoriclasse, uno di quelli che a scuola era il più bravo all'università, era il più bravo, uno che era bravissimo in medicina, in chimica, studiava greco, latino, aveva una cultura immensa, quindi stiamo parlando di uno studente eccellente, un medico che sarebbe diventato oggigiorno probabilmente un luminare, la vicenda anche umana e personale dei genitori di Attilio e del fratello, Angelina e Gino, che stanno combattendo, sono ormai abbastanza anziani, stanno combattendo con le unghie e con i denti perché si sappia la verità su cosa è accaduto al loro figlio Attilio, e soprattutto la cosa più assurda, ma molto comune ai familiari delle vittime di mafia, di dover proteggere, tutelare la reputazione di questo brillante urologo. Perché la vicenda ve la racconto brevemente per sommi capi, poi con Lorenzo, e Lorenzo entrerà magari più nei dettagli per farvi capire bene quanto è intricata la faccenda e quanto è importante sapere come capire come è andata. Attilio, il corpo di Attilio viene ritrovato una mattina del 12 di febbraio del 2004, nella sua casa, riverso sul letto, con solo la maglietta addosso, quindi non aveva né mutande, niente, a faccia in giù, con il setto nasale spaccato, deviato, e lasciato così, lì per lì. Quando venne trovato il corpo, la diagnosi subito del momento fu che lui era morto per overdose. Una cosa stranissima, perché le siringhe ritrovate erano siringhe con il cappuccio, iniettate nel braccio sinistro, e Attilio Manca era un mancino assoluto. Nessuna impronta digitale, la casa perfettamente pulita, e l'unica cosa è il telecomando della televisione sul letto. Quindi lì per lì, questa è stata le prime indagini sul momento, danno questa sentenza, chiamiamola tale, perché poi è diventata anche in sede giudiziaria. Cioè, Attilio Manca, brillante urologo, da tutti rispettato e tenuto in considerazione dai medici, che l'avevano assistito nella sua crescita professionale, sia che lavoravano con lui. Un medico eccezionale con una carriera luminosissima di fronte, si ammazza per overdose. Da lì però cominciano, la famiglia chiaramente si oppone immediatamente a questa cosa, e comincia veramente un calvario per questa mamma e per questo papà e per questo fratello di Attilio, Luca, a cercare di spiegare, non solo di dire sia agli organi preposti alle indagini: guardate, andate a cercare, perché le indagini non vennero finite, non vennero concluse, le perizie erano, poi entrerà Lorenzo nel dettaglio, le perizie erano contraddittorie, ma soprattutto vogliono difendere la figura di questo urologo che viene fatto passare come un drogato, un eroe nomine che di punto in bianco butta la carriera, e come un eroe nomine abituale, okay? Legato ad ambienti
della Messina, anzi della Barcellona, dalla quale lui proviene, legati quindi alla mafia. In realtà, piano piano, nel corso degli anni, grazie alla volontà indomita di questi genitori e anche di tanti amici, di tanti anche operatori nel mondo dell'antimafia, anche da parte nostra, cerchiamo subito di seguirli, di aiutarli, emergerà una possibile pista. Attilio potrebbe essere stato tra i medici che hanno operato Bernardo Provenzano, vi ricordate, fece scalpore qualche anno fa quando emerse dopo la cattura di Provenzano che era stato a Marsiglia a farsi operare perché aveva tumore alla prostata, eccetera, eccetera. Quindi si fa strada con una serie di elementi sui spostamenti di Attilio in quei giorni, sui suoi comportamenti strani, sulle telefonate che fa ai genitori, emerge, si fa strada questa ipotesi, che processualmente però non ha trovato riscontri tali da dire sì, fu Attilio andare lì, lo operò. Però le indagini che sono state fatte non sono sufficienti nemmeno per dire il contrario, che non è vero, che non ci andò. Ci sono telefonate scomparse, telefonate fatte sparire dai tabulati, e una serie di coincidenze e di veri e propri stratagemmi per costruire ad attorno ad Attilio la figura dell'eroinomane che così di punto in bianco si uccide e lascia la famiglia, la carriera, la brillantissima. Insomma, quest'uomo non aveva nessun motivo per fare una cosa del genere, anzi. La settimana scorsa, se non sbaglio, al massimo 10 giorni fa, un evento molto strano, un magistrato di primo piano come Armando Spataro scrive sulle colonne del Fatto Quotidiano, a me è sembrata un'escusatio non petita, cioè questo editoriale a difesa dei magistrati di Viterbo, dicendo che praticamente la famiglia, tutti gli altri erano dei dietrologi, basta con questa storia della dietrologia, Attilio Manca era un drogato, fatevela finita e finisce così. Una cosa stranissima, al quale ha risposto in maniera assolutamente brillante e sentita, a mio avviso facendolo vergognare, la mamma di Attilio. La storia è complessa, non è facilissimo capire, perché adesso Lorenzo entrerà, vi spiegherà quali sono le contraddizioni maggiori per cui per fino adesso sussiste il mistero. Una parentesi sulla quale a me piace riflettere quando si affrontano casi di questo genere è che nel nostro paese, di fronte alla verità, quando alcune persone comuni, diciamo così, Gattilio era un grande urologo, ma è una persona comune, cioè svolgeva la sua professione, non so, poi ci sono artisti, architetti, c'è un poliziotto, quello che è, si imbatte, ok, in vicende di mafia, per esempio, e viene inghiottito da un sistema di fango, di occultamento, di depistaggio, per cui la verità rimane un cerino in mano ai familiari. Questa lotta che fanno non solo certamente i genitori di la famiglia di Attilio, ma penso adesso un parallelo in lungo, penso per esempio al caso di Giulio Regeni, no? Questi, penso al caso di Agostino, di Vincenzo Agostino, penso a questi genitori, queste famiglie che rimangono sole a cercare la verità quando i loro cari sono finiti in giochi troppo grandi, come li chiamava Giovanni Falcone, e se non fosse per loro, per la loro determinazione, queste persone verrebbero inghiottite nel nulla, nei sistemi dell'altro Stato, come l'ha chiamato Andrino, e poi approfondiremo perché questa è tutta una cosa, se vorremmo insieme nel dibattito, vengono inghiottiti e le famiglie si dovrebbero, secondo loro, accontentare di ragioni di Stato di natura nebulosa, come nel caso di Giulio Regeni, oppure ragioni di Stato, perché nel caso di Vincenzo, della famiglia Agostino, perché Nino Agostino lavorava sulla ricerca dei latitanti, e in questo caso Attilio, che faceva il suo mestiere, si è trovato in questo caso. Quindi si dovrebbero accontentare di indagini raffazzonate, oppure di quello che gli dice: per noi il rapporto con la Turchia è importante, una ragione, arrivederci. Ecco, quindi ecco, penso che questo è un aspetto importante perché qui richiama tutti noi, no? Perché è vero che tu parliamo di mafia, parliamo di questi strapoteri e uno si sente piccolo, guarda, dice, ma che devo fare? In realtà tutto questo
persiste, questo gioco grande è sempre grande, fagogita famiglie, vite e pezzi della storia del nostro paese, perché? Perché noi siamo, ne rimaniamo fuori in qualche modo, come se non ci riguardasse come noi. Io devo dire, in questi 17 anni, la lotta è stata ed è molto molto dura, ma io ho visto tanta tanta gente sensibilizzarsi, chiedere, cercare di capire, fare domande, molto anche nelle scuole, tanti ragazzi, tanti, cioè, in questo devo constatare che finalmente la lotta alla mafia, piano piano, con una fatica immane, è entrata nell'idea almeno che sia un patrimonio culturale di tutti, dal primo all'ultimo, è la richiesta, la pretesa di verità e giustizia è condivisa da tanti. La minoranza, va bene, però insomma, non è così poco. Io ricordo quando siamo arrivati noi nel 2000, ci guardavamo, ma questi che vogliono nelle Marche, invece oggi nelle Marche abbiamo terreni confiscati, proprietà confiscate, c'è sensibilità, cioè, insomma, qualche passo. Dobbiamo sempre dire che è piccolo, va bene, diciamo che è piccolo, sta parlando e si fa. Vuoi dire qualcosa? Sì. Volevo cambiare un attimo la scaletta, perché adesso noi abbiamo questa storia in testa, un uomo che addirittura si fa un'iniezione sul braccio sinistro, sì, col braccio sbagliato, un braccio, no? Essendo, cioè, già questo potrebbe essere, non hanno fatto le ricerche che dovevano fare, non hanno, insomma, siamo di fronte al solito ennesimo mistero all'italiana, che dal bandito Giuliano a oggi non si sa mai che è successo, chi ha messo quella bomba, adesso pure l'Italicus anche lì. E cominciamo da capo. Sì, parlo proprio di altro stato perché è così che dobbiamo dire. Però mentre pensiamo a questa storia, io vorrei spezzare un attimo e dare la parola a lei, perché intanto ci dice che cosa fa Libera qua da noi a Pesaro Urbino, e poi così dopo il racconto ricomincia con l'autore che ci racconta, insomma, questi anni di studio che ha fatto. Grazie, quindi la parola a Marta Cecconi. Mia, non so se si sente, grazie, perché per me è un bel incontro questo, conoscervi da Lorenzo a tutti quanti voi, anche proprio questo posto, quindi non lo conoscevo. Libera è un'associazione, l'associazione nazionale Nomi e Numeri contro le Mafie, e fondata nel 95, ancora prima, attraverso il gruppo Abele da Don Luigi Ciotti, che ad oggi è il nostro personaggio carismatico. Vado velocemente ricaduta perché la domanda è precisa e vorrei parlare di questo territorio. E il nostro coordinamento è abbastanza giovane, nasce a seguito di un percorso che è stato fatto nel 2011, abbiamo iniziato a fare un percorso che poi ha portato alla confisca di un bene nella nostra provincia, che è il bene a fattoria della legalità Isola del Piano, che questa sera non può essere, era invitato e non c'è. Ci siamo costituiti attorno a questo percorso in forma abbastanza anonima e raccattando un po' di volontari, perché siamo tutti volontari, e diciamo il tema comune è proprio quello che ha elencato Anna. Cioè, che cosa succede dietro queste fitte maglie di misteri che producono tantissime vittime? E ci si avvicina a capire che cos'è questa rete mafiosa, che cosa vuol dire. E vi assicuro che ancora ad oggi si fa fatica a percepire quanto è grande, come opera, che cosa fa e che potere ha. Ci siamo costituiti come coordinamento provinciale, il bene è stato confiscato ed è stato assegnato all'amministrazione comunale di Isola del Piano. Da lì, la faccio veramente breve, si è creata l'associazione Fattoria della Legalità, perché Libera non gestisce i beni confiscati, aiuta nella rilevazione del percorso e li affida a delle associazioni, amministrazioni, a enti, cooperative o quant'altro, che possano poi agevolare un percorso educativo di recupero e di sensibilizzazione rispetto al territorio in cui è ubicato, con i cittadini e con i vari attori presenti.
Parallelamente a questo, ci adoperiamo come coordinamento provinciale facendo diverse azioni, prima di tutto rimbalzando le campagne nazionali di Libera. Quindi ne cito una simbolica, il 21 marzo, la giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che fino a 2 anni fa aveva una cadenza nazionale, una città veniva individuata e il popolo di Libera si trovava a sfilare, a marciare in ricordo di tutte le vittime innocenti. Da un paio di anni abbiamo organizzato delle tappe regionali, proprio perché anche per una logistica non è sempre semplice raggiungere, come ad esempio è stato Locri piuttosto che il prossimo anno sarà Foggia, quindi anche a livello regionale si organizzano le giornate. E vengono organizzate sulla nostra regione, l'abbiamo fatta nel 2016 a Fano e nel 2017 a Grottamare. Perché c'è un perché? Perché in queste due città, prima Fano e Grottamare, ci sono dei beni confiscati, quindi lì dove la mafia ha comunque agito attraverso dei percorsi che hanno portato comunque criminalità, la forza di Libera a far sì che il recupero passi attraverso l'impegno dei cittadini e quindi ad un impegno forte civile della serie ci mettiamo la faccia e andiamo a manifestare in questa marcia simbolica, va l'impegno di Libera, uno dei principali, perché quelle sono le giornate in cui Libera, e passo al nostro grande impegno, intercetta gli studenti. Noi andiamo nelle scuole, per noi sono un canale prioritario, andiamo nelle scuole quando possiamo, con le risorse che abbiamo, con le disponibilità e quant'altro, prima di tutto perché veniamo anche chiamati dalle scuole. Libera è conosciuta, ci sono tanti progetti a favore del combattere l'illegalità, l'antimafia e quant'altro, ma soprattutto andiamo nelle scuole perché è da lì che cogliamo le domande che ci fanno anche interrogare su quali possono essere i futuri percorsi che può attivare Libera, perché è da lì i giovani in primis veramente hanno delle idee che scatenano delle possibilità di crescita e di, passatemi il termine, di pulizia. Il nostro coordinamento principalmente fa questo, ci stiamo strutturando sempre di più perché a nostra volta siamo formati da dei colleghi del nazionale che anche rispetto alle progettualità più ampie ci intercettano. Proprio domenica ne parlavo prima con Gabriele e Mario, avremo una formazione regionale a Senigallia. E poi partecipiamo ad eventi come questo, eventi che possono essere anche di altra natura, piuttosto che appunto presentazioni di libri, ma anche dibattiti dove può esserci il tema dell'antimafia, ma può esserci semplicemente la partecipazione democratica dei cittadini alla vita di un territorio. Perché se non partiamo da lì, e crediamo fortemente che partire da lì, intercettare il territorio attraverso un agire in termini di contrasto alle mafie, ma soprattutto attraverso una presa di responsabilità. Sempre di più la parola che Libera vuole far sua e vuole non predicare, però diffondere, cercare un attimino di rendere con i propri simpatizzanti, amici, rendere viva la parola responsabilità. Perché, come diciamo agli studenti, possiamo sempre scegliere da che parte stare, attraverso tutte le nostre azioni quotidiane. Ricordo che in un incontro con degli studenti in un liceo di Fano, ma io cosa posso fare per partecipare e per contrastare le mafie? Semplicemente, magari c'è venuta fuori questa cosa, lo sai che tu puoi partecipare come cittadino a un consiglio comunale? No, davvero? Quindi, adesso è stata veramente una domandina così, però ecco, questo è il canale che vogliamo assolutamente presidiare. A questo, con le possibilità, con le forze, e vi assicuro che, come diceva prima Anna, si sta diffondendo una cultura e si sta strutturando sempre di più una volontà di società democratica e civile che vuole stare dalla parte giusta. Il potere mafioso è potentissimo, è troppo grande, ma possiamo fare la nostra parte. Nel nostro piccolo il coordinamento sta crescendo e tante saranno le iniziative che anche nel prossimo
nel prossimo anno scolastico andremo a sviluppare, e poi magari intervengo quando Lorenzo fa la sua parte. Va bene, perfetto. Lorenzo Baldo, l'autore ovviamente, vi ricordo che abbiamo i libri ed è un romanzo bellissimo che io ho letto avidamente. Non so se lo dai allo stesso prezzo di qua o a noi lo dai di meno. 16,50, allora dai, a 16. Grazie Andrea, sei grande. Insomma, fate gli scherzi, adesso Lorenzo, entriamo dentro questa storia. Non tutta bene, perché sennò dopo non legge il libro. No, leggi. Allora, grazie. Andrea, non ho molto più a dire di quello che ha detto Anna, perché noi siamo qui grazie a te. Quindi sai, quel giorno tu hai detto di sì a questo gruppo di pazzi che voleva fare un giornale antimafia. Trovare e collaborare al raggiungimento della verità sui mandanti esterni delle stragi. C'è un obiettivo che Giorgio si era prefisso insieme a tutti noi, così una cosa sta da niente. Se siamo qui, grazie a te. Quindi l'emozione è tanta e il ringraziamento per essere qua e avere tutta la redazione qui, anche le nuove leve. Our Boys che viene qui e magari dopo interviene pure, ci hai riunito. In mezzo a tanti amici, tre generazioni. C'è una cosa. Io, te, Antonio, vi ringraziamo con tutto il cuore, veramente. Bene. Perciò, allora cominciamo a entrare nella storia di Attilio. Anna prima ha sintetizzato benissimo questo mistero incredibile. Ed è un mistero, come dico sempre, tipicamente italiano, che mi fa molta rabbia pensare che noi siamo un paese di stragi impunite, misteri, morti eccellenti che dopo 40 anni ancora si sta cercando chi sono i mandanti o gli esecutori. Mi fa veramente arrabbiare tanto. Attilio Manca rientra in questa caratteristica. Quindi per la famiglia Manca sono appena passati, appena fra virgolette, 14 anni, 13 anni nel 2004, e sembrano un'eternità per questa madre coraggio, lo dico senza alcuna piaggeria, perché Angelina, se avete avuto occasione di vederla in televisione, andare su internet, è una donna molto minuta, cioè quasi fragile sembra all'apparenza, e poi tira fuori una dignità, una forza interiore che secondo me contraddistingue tutte le madri che cercano giustizia per i propri figli, e ovviamente niente da togliere ai padri, agli altri fratelli, a chiunque, però lei come madre secondo me è un emblema. E quindi per lei devo dire che si è mosso tutto, perché io racconto sempre che ho questa immagine ferma proprio nella testa e nel cuore di questa donna che nel 2005, un anno dopo, distribuiva le fotocopie dei primi articoli che uscivano sulla morte del figlio e che mettevano in dubbio la morte per droga. Ecco, questa donna aveva questo mazzo di fotocopie a Barcellona, forse di volta con Don Ciotti. Ricordo benissimo questa scena, questa signora, questo mazzo di fotocopie che distribuiva nel 2005 i primi articoli, chiedeva a tutti, parlate di mio figlio, cercate di far capire cosa è successo, perché non è morto per droga. E noi come Antimafia 2000 abbiamo iniziato da quel momento a seguire questo caso, che è un caso veramente molto intricato, perché per la procura di Viterbo è una morte per omertosa. Cioè adesso partiamo dalla fine, la procura di Viterbo ha chiuso un processo, c'è una sentenza, l'unica condannata, questa donna romana, questa cinquantenne romana, Monica Mileti, condannata per aver ceduto l'eroina che ha causato la morte di Attilio Manca. Quindi per la procura lui è morto per aver assunto volontariamente l'eroina, nonostante tutto quello che dicono gli amici, i colleghi, e cioè il contrario, che Attilio Manca non era un tossicodipendente, era un medico, come diceva prima Anna, un luminare, un pioniere per i suoi tempi. Ebbene, tutti i colleghi dicevano, noi facevamo turni massacranti, 12, 14, 16 ore al giorno, in sala operatoria, a braccia nude, c'era chi faceva le terme con lui e lo vedeva in costume da bagno, non aveva un segno di munizione da nessuna parte, quindi una persona lucida, con la voglia di vivere, innamorato della vita, pieno di interessi, e amava la musica, tantissime ragazze attorno a lui, con la voglia di fare carriera, di andare all'estero a imparare, e tutto di più, cioè l'opposto di una persona che ha istinti suicidi, un depresso, l'opposto. Ecco, la procura cosa fa? Mette da parte tutte queste testimonianze e prende inspiegabilmente le altre testimonianze degli ex amici di Attilio, che d'improvviso si svegliano
e cominciò a dire: beh sì, Attilio era un tossico un po' anomalo, che si drogava, poi stava settimane senza drogarsi, e ci facevamo con la mano destra, lui si drogava la mano destra e la mano sinistra, quando tutti i colleghi dicevano: no, lui era un mancino puro, non sapeva usare la destra. Quindi una procura che sceglie, la procura di Viterbo sceglie di seguire una pista e non un'altra. Passano anni, la famiglia manca ogni volta, e quando la procura intende archiviare il caso per suicidio a base di droga, l'avvocato della famiglia manca, l'avvocato Repici, al quale poi si accomuna e si avvicina l'avvocato Ingroia, si oppongono, fanno opposizione all'archiviazione, ogni anno praticamente la procura cerca sempre di insabbiare. Nonostante questo si arriva a questo processo. Questa donna, questa cinquantenne romana, viene appunto diventa imputata, condannata, 5 anni e 4 mesi, il caso è chiuso. Parallelamente cosa succede? Che cominciano a parlare i pentiti, pentiti di mafia, che parlano di Provenzano, parlano che Attilio Macchia è stato ucciso perché possibilmente ha curato, visitato Provenzano, prima o dopo l'intervento a Marsiglia. Queste testimonianze dovevano finire? In un fascicolo che finisce a Roma. E in questo momento noi abbiamo un'inchiesta per omicidio volontario a Roma che sta per essere archiviata. Quest'estate Ingroia ha detto pubblicamente di aver saputo dal procuratore di Roma che gli aveva già accennato che adesso sarebbe stata questione di settimane, l'inchiesta sarà archiviata perché non ci sono le prove. Allora, la famiglia cosa sta facendo? Sta lottando, veramente con i denti, con le unghie. È stata fatta anche una petizione che ha raccolto più di 30.000 persone, 30.000 firme. Personaggi famosi, da Don Ciotti, Salvatore Borsellino, cantanti, artisti, attori e esponenti della politica, tutti per chiedere non archiviate il caso Macchia. E nell'appello è molto importante questo, vengono elencati tutti i punti, le incongruenze, sono tante. Allora cominciamo subito, non era un tossicodipendente, lo abbiamo detto, due punture nel braccio sinistro, lui che era un mancino puro, che non sta né cielo in terra. I colleghi addirittura raccontano che lui aveva paura, paradossalmente, pur essendo un medico, di fare le iniezioni, tanto che un giorno che lui soffriva di un fortissimo mal di schiena, un collega mi raccontò che dovettero fargli una puntura di Voltaren e lui diede di matto, perché aveva paura delle punture. Quindi pensate anche al paradosso. Questo per dire, ma nello specifico i pentiti, cominciamo dai pentiti. Allora, Stefano Loverso, che ha curato la latitanza di Provenzano, uno dei primissimi che dice: io posso dare posso contribuire al raggiungimento della verità sul caso di Attilio, perché per alcuni è un suicidio, per altri è omicidio, e io posso aiutare gli investigatori. Ecco, ignorato dalla procura di Viterbo, completamente. Giuseppe Setola è uno dei grandi casalesi, è uno dei primi che dice: ho saputo da un mafioso, che è stato in cella con lui, che lui è stato ucciso dalla mafia e hanno fatto passare la sua morte per un suicidio. Che succede? Queste dichiarazioni esplosive escono troppo presto sulle agenzie di stampa. Questo pentito fa marcia indietro e ritratta, per paura. E quindi abbiamo già una testimonianza di loro. Poi arriva Carmelo D'Amico, che proprio squarcia il velo e dice proprio con nomi, circostanze e riscontri di aver saputo dai suoi sodali che Attilio era stato ucciso in un coacervo di mafia, massoneria, servizi segreti. E proprio fa dei nomi, nomina un generale piduista, Giuseppe Siracusano, che avrebbe chiesto a un pregiudicato barcellonese, Rosario Pio Cattafi, che è una figura molto importante perché è stato condannato per mafia, è un anello di congiunzione fra mafia e servizi segreti, ed è amico, in contatto col cugino di Attilio Manca, Ugo, a sua volta condannato per droga e poi assolto in via definitiva. Quindi cominciamo a mettere le pedine per far capire dove si svolge questa storia. Barcellona Pozzo di Gotto è stata definita la Corleone del XXI secolo e Attilio Manca di Barcellona Pozzo di Gotto. Ebbene, questo pentito Carmelo D'Amico spiega che questo generale piduista chiede a Rosario Pio Cattafi di mettere in contatto Attilio Manca perché serviva un medico per curare Provenzano e che poi sarebbe stato ucciso da un esponente dei servizi, per far apparire un testimone scomodo, che era molto abile a far passare gli omicidi per suicidi. Cioè, pensate, un pentito che dice tutto, cioè proprio spiega la chiave di lettura, ignorato completamente dalla procura di Viterbo. Poi arriva l'ultimo pentito, Giuseppe Campo, che dice: io sono stato incaricato di uccidere Attilio Manca, mi hanno fatto parlare con un boss del messinese che mi ha detto: gli devi sparare, avrai un complice, avrai una motocicletta, dovrai sparargli, stai tranquillo, non succederà nulla, non è un omicidio di mafia.
però tu devi fare una cosa pulita. Questo era un picciotto all'epoca, sapeva che se avesse rifiutato l'avrebbero ammazzato, quindi accetta. Parliamo, siamo a dicembre 2003. A febbraio 2004, fine febbraio, viene richiamato da questo boss e dice: stai tranquillo, abbiamo risolto. Lo abbiamo ucciso fuori dalla Sicilia e fra i killer c'è il cugino Ugo Manca. Quindi un altro pentito che riaccende i fari sul cugino Ugo Manca, sul fatto che è un omicidio. Ecco, anche questo ignorato dal procuratore. Quindi pensate, questo caso che si regge sulle gambe dei familiari. Prima Anna diceva, veramente siamo un paese al contrario, dove i familiari si ritrovano da soli a dover elemosinare giustizia, chiedere la verità e incatenarsi davanti alla prefettura, e molto spesso la procura, in questo caso di Viterbo, rema al contrario. La domanda che ognuno si fa, dice, ma perché Attilio sarebbe stato ucciso? Solo perché aveva riconosciuto Provenzano nel vecchietto che aveva curato prima o dopo l'intervento? No, non è solo per quello. La tesi della difesa è che Attilio sia stato un testimone non solo di, appunto, del riconoscimento di Provenzano, ma della rete di protezione istituzionale che ha coperto la latitanza di Provenzano per 40 anni e che quindi per questo motivo andava eliminato, un omicidio preventivo, perché lui aveva riconosciuto chi aveva protetto Provenzano, chi è che aveva permesso questa latitanza dorata incredibilmente, che è durata veramente 40 anni, e per questo andava eliminato. Esattamente. Allora, come vedi Andrina, questo rientra nella famosa trattativa Stato-mafia, questo processo incredibile che sta celebrando a Palermo sotto la censura nazionale, e gli ostacoli più incredibili anche a livelli istituzionali, perché se pensiamo che lo stesso presidente Napolitano è entrato a gamba tesa, di fatto ostacolando le indagini sulla trattativa, pensate a che livelli siamo. Questo processo non lo vuole nessuno in questo paese. Cioè, la famosa frase lo Stato non può processare se stesso è verissima. Per questo processo vale, perché per la prima volta alla sbarra ci sono mafiosi, ex ministri, ex comandanti dei carabinieri, pentiti, tutti allo stesso livello. Cioè, secondo me è il nostro processo di Norimberga, lo dico senza enfatismo, perché è vero, perché siamo un paese che ha bisogno di questi processi. Non è possibile aspettare 30, 40, 50 anni per rimettere in discussione le carte sul caso Moro. Pensate adesso alla commissione Moro che d'improvviso ritorna fuori e trova dei dettagli. Io penso anche ai familiari di Aldo Moro che dopo 40 anni sentono che ci sono dei dettagli così scomparsi 40 anni fa. Cioè, io fossi un parente, fossi un familiare veramente griderei, cioè starei sotto il Quirinale e farei picchetti. Cioè, non è possibile un paese che accetta tutto questo. Quindi il caso di Attilio possibilmente rientra in questo mare magnum che è la trattativa Stato-mafia. E proprio per questo verrebbe da dire siamo di fronte a tutte queste resistenze, a queste difficoltà, perché, come dicevo, un processo che è chiuso a Viterbo, è aperto a Roma ma già zoppato perché già c'è aria di archiviazione. Quindi siamo destinati veramente a vedere un'archiviazione nuovamente su questo caso, dovranno passare altri anni, cioè il padre di Attilio, Gino. Io nel libro ho dato molto spazio al suo dolore, perché come dicevo prima, il dolore di una madre forse è più visibile. Poi Angelina ha una grande fortuna, tra virgolette, che lei condivide. Lei ha una pagina Facebook, continuamente quando va in TV parla, nelle interviste, la gente le telefona, scrive. Gino è il contrario. Tutto questo dolore lo sta macerando interiormente, non ha nessuna condivisione pubblica, e quindi è un dolore che lo sta consumando. Infatti ultimamente sta molto male a livello fisico. E in questo caso io penso a un padre che lui ha detto più volte: io sono sicuro che morirò senza avere la verità su mio figlio. Ecco, questa certezza, questa consapevolezza mi fa provare una grandissima rabbia, perché io quando ho cominciato a scrivere questo libro mi sono immerso in questa storia, ho vissuto a casa loro, ho dormito nella stanza di Attilio, ho respirato proprio quell'aria, l'aria di quella casa, soprattutto ho respirato il loro dolore, la loro pretesa di giustizia, e mi sono detto: ma veramente che paese siamo che permettiamo a persone così semplici che devono inventarsi dei ruoli che non gli appartengono, che sono quelli di fare pubbliche relazioni, andare in televisione, e chiedere, elemosinare un'intervista? Cioè, non è un paese civile, non riconosco l'Italia. Doversi difendere paese, sui quotidiani nazionali. Doversi difendere sui quotidiani nazionali, perché quello che ricordava prima Anna, questa entrata a gamba tesa del procuratore di Torino Spataro, è stata una cosa che non si è mai vista. C'è un procuratore che interviene e smonta il caso senza conoscerlo, senza avere le carte in mano, e dicendo poi cose che si smentiscono da solo, perché lo stesso avvocato Repici, che ha fatto una controreplica perfetta, perché dice: allora procuratore,
Lei dice che Attilio era ambidestro. Da cosa lo risume? Quando tutti i suoi colleghi lo negano, prima cosa. Lei dice che è normale che sia morto per droga, ma se non è un tossicodipendente, e tutti i suoi colleghi lo dimostrano. Quindi punto per punto smonta, e poi mette in mezzo anche la questione Provenzano, e qui apriamo un inciso importante. Perché nasce la presenza di Provenzano? Pensate una cosa paradossale: una settimana dopo la morte, i genitori sono al cimitero, un amico, anzi il padre del miglior amico di Attilio, si avvicina alla madre e gli dice: signora, non è che vostro figlio è stato ucciso perché ha curato Provenzano? Una settimana dopo. La madre, che non sa niente in quel momento, che è stravolta dal dolore, non è ancora latitante. Era latitante, perché parliamo appunto del 2004, lui viene incontrato nel 2006. Quindi non si sapeva niente di tutto quello che... Non se ne sapeva nulla. Ecco, questo qui, il padre del miglior amico, se ne esce con questa frase, che poi negherà, ovviamente. Agli investigatori dirà che la madre ha frainteso, non è vero, lui ha parlato. La madre ce l'ha scolpito qui, che lui gli ha detto, signora, non è che vostro figlio... Lei torna a casa, lo racconta al marito, e la cosa rimane così latente. Un anno dopo, quando scatta una maxi operazione antimafia, viene smantellata la rete di protezione attorno a Provenzano, e un mafioso, Ciccio Pastori, viene intercettato in carcere e parla di un urologo che avrebbe visitato Provenzano, ovviamente i genitori si accende la lampadina, ed è lì che vanno subito dall'avvocato Repi, dice: avvocato, questa è la prova che quello che ci ha detto quel giorno il padre del mio amico ha un senso. E questo è uno degli elementi che portano a Provenzano. Il secondo elemento, che è molto, l'elemento che è molto importante, viene dopo la morte di Attilio, nel 2007, in una macchina, ci sono alcuni amici, e c'è la sorella di un mafioso, Vincenza Bisognano. Ecco, Vincenza parla con degli amici e parlano di Attilio. E in quel momento cominciano a dire: ma perché avrebbero dovuto ucciderlo? E dicono: però uccidere non è più morte così. E un altro interviene, dice: perché lo aveva riconosciuto? E un terzo dice: che significa? Tutti sapevano che Iddu era nascosto qui da queste parti, a Tonnarella. Quindi un'intercettazione che cristallizza qualcosa che è, cioè, si va a ricomporre in un mosaico. Il nome di Tonnarella è molto importante, perché fa parte di un dettaglio di una telefonata che scompare nei tabulati. Il giorno prima in cui Attilio verrà trovato morto, l'11 febbraio 2004, è una giornata stranissima, perché Attilio sparisce. Lui ha appuntamenti a Roma, deve andare a fare un intervento in una clinica, e non disdice l'appuntamento e non va. Ha una cena importantissima col suo mentore di Roma, il professor Ronzoni, non disdice l'appuntamento e non va. Quindi lui sparisce, la gente lo chiama, tutti lo chiamano, lui non risponde mai al telefono. Però c'è una telefonata fra le 9:30 e le 10:30 del mattino, che la madre si ricorda benissimo. La mamma sta rimettendo a posto la cucina dopo la colazione, squilla il telefono, è Attilio, e ha una voce strana. E dice: mamma, vedi di andare a controllare la mia motocicletta che sta a Tonnarella, e torna al nome di quell'intercettazione che vi ho detto prima, deve essere pronta per quest'estate. La madre dice: Attilio, siamo a febbraio, cos'è questa fretta? E lui si nervosisce. Quindi la madre chiude e dice a Gino, il marito, dice: ma cosa ha stamattina Attilio? Quindi lei si ricorda benissimo quella mattina, la telefonata, il tono di Attilio, il 12, quando verrà a sapere che il figlio è morto. E arriva a Viterbo e chiede a tutti: come l'avete sentito, quando è l'ultima volta? Gli investigatori chiedono: signora, quando l'ho sentito l'ultima volta? E dice: ieri, l'11, nei tabulati la telefonata dell'11 non esiste. Primo mistero. Poi l'accusano di essere di male, ma lei ancora non sa che figlio. Infatti, la cosa strana è che dice: signora, lei si ricorda male perché è offuscata dal dolore. Invece in quel momento lei non ha il mistero, diciamo, in testa che lui è morto, ammazzato, sa che è morto per aneurisma. Così è la prima tesi. Prima ancora che esca fuori la storia di droga, le dicono: sì, la sua figlia è morto per aneurisma. Quindi io, adorata in maniera incredibile, però non c'è ancora l'angoscia, è ancora così, nel fatto dell'omicidio. Certo. Quindi gli investigatori mettono anche in dubbio che lei si fosse ricordata male la data, perché era appunto offuscata dal dolore. Invece lei se la ricorda benissimo. Questa è una delle due telefonate che scompaiono nei tabulati. La seconda, che è importantissima, è quella durante il periodo in cui Provenzano veniva operato a Marsiglia, ottobre 2003. Squilla il telefono a casa, rispondono, Gino risponde, e Attilio dice: sono nel sud della Francia a vedere un intervento. Parlano, ecco, di questa telefonata non c'è traccia. Cioè non c'è una telefonata dalla Francia. I segreti sono buoni. E sono buoni, sì. A fare queste cose. Tutti questi misteri confluiti appunto in questo, hanno fatto gli esposti in procura, la petizione che ha raccolto 30.000 firme, li mette un nero su bianco uno dell'altro, e sono tutti punti neri che non sono mai stati chiariti, che la procura di Viterbo ha ignorato, la procura di Roma evidentemente sta
archiviando perché per la Procura di Roma ugualmente non sono importanti, ma la domanda che vi faccio, ma che paese siamo se di fronte a dati oggettivi come sono questi, che gridano veramente vendetta al cielo, perché se c'è un mistero e c'è un punto interrogativo su una questione, io finché non viene risolto o chiarito non mi arrendo. Quindi non accetto una procura che solo perché non trova il mafioso che gli conferma. È evidente che se il pentito dice il mafioso X mi ha detto questo, questo e questo, e il pentito lo racconta, il mafioso che non è pentito lo negherà. Quindi se loro vanno a cercare riscontro dal mafioso, è ovvio che non troveranno riscontro, ma devono cercarlo da altre parti, prima di tutto non chiudere il caso, fare in modo che non sia chiuso, che non sia archiviato, e fare... non ostacolare la famiglia. Pensate che la famiglia Manca è stata esclusa come parte civile da un processo e il giudice ha avuto il coraggio di dire che la morte del proprio congiunto non ha causato danni ai familiari. Cioè, quindi muore un figlio, non ti causa danno, tu vieni esclusa come parte civile. Questo perché essere, come dice, maliziosi, a volte a pensare male si fa peccato ma ci si azzecca. L'avvocato Repice e l'avvocato Ingroia avevano presentato una lista testi per quel processo che era incredibile. Volevano sentire tutti, dal primo che aveva trovato il corpo di Attilio fino all'ultimo investigatore, per spremerli, per capire finalmente e mettere insieme tutti i pezzi. Ecco, sono stati esclusi. Quindi il processo si è andato avanti stancamente con gli avvocati dell'imputata che non vedevano l'ora che finisse questo processo perché l'attenzione mediatica era l'ultima cosa che volevano. E non c'è stata nessuna opposizione. L'unica volta che è venuta la signora Manca, dopo 5 minuti hanno finito la sua escussione, e se lei non avesse fatto dichiarazione spontanea sarebbe durato 10 minuti al massimo la sua testimonianza, una vergogna. Ecco, per il resto un processo che non ha minimamente dato spazio alla controparte, cioè Attilio è diventato non la vittima, il colpevole. Ecco, un paese al contrario, dove il morto diventa il colpevole. Quindi per questo, secondo me, noi dobbiamo, oltre che tenere l'attenzione alta, io penso a casi come Ilaria Cucchi, che è riuscita a far riaprire inchieste, a capovolgere sentenze grazie alla determinazione, anche all'appoggio della società civile che ha avuto, o la mamma di Aldrovandi, tante donne in questo caso. Questa abbiamo riuscite. Qualche foto, abbiamo solo la foto del naso rotto, dovremmo tirare fuori la... Allora, le foto del ritrovamento sono veramente perché terribili. Cucchi, uno dei motivi sì, è sì, che la gente ha visto le foto. Infatti Angelina, quando sono le foto del ritrovamento, lei è stata la prima a dire fatele vedere a tutti. E allora ha cominciato il servizio pubblico, chi l'ha visto, hanno cominciato a farle a diffondere, perché sono così. Saverio Dato ha scritto un articolo, secondo me, molto emblematico. Quando la foto di un morto parla, basterebbe la foto di Attilio per dire, ma di che stiamo parlando? È come Reggiani, la foto di Reggiani. Sì, esattamente. È cambiata la percezione. Chiaro, perché la gente si comincia a rendere conto. No, è cambiato il modo di parlare, di vedere. Cioè, sono mai la visualità più che la parola che conta. Questa è la foto di Attilio. Più veloce anche come. Che non so se la potete vedere in bianco e nero. Ha il volto completamente tumefatto, sangue con il setto nasale completamente deviato. Scusa, ma come spiegavo il fatto che ci avesse. Ecco lì, allora cominciamo a entrare dalla controparte, nel senso che la procura di Viterbo si è appoggiata a una perizia. Una consulente del medico legale che è stata definita infame. La commissione antimafia, il vicepresidente, il senatore Gaetti, è un anatomopatologo. Lui dice: io ho fatto 2500 autopsie in vitamina. E in commissione ha detto: io un'autopsia fatta così male non l'ho mai vista. Quindi lui dice: io fosse per me chiederei la radiazione per questa collega. Ecco, pensate solo questo. Perché la stessa dottoressa Ranalletta, si chiama così, peraltro consulente di Bossetti al processo Iara, così giusto per gradire, cosa ha fatto? Il primo referto, il medico del 118, dice: allora, Attilio Manca è stato trovato il 12 febbraio intorno alle 11:30 del mattino. E il medico del 118 dice: la morte risale a 12 ore prima, orientativamente, quindi a cavallo della mezzanotte. La dottoressa Ranalletta mette presente il primo referto, dice: potrebbe essere 24 ore prima, però, anzi, scusatemi, il primo referto non mette l'orario. Cioè lei dice, potrebbe essere 24-48 ore prima. Quindi l'avvocato Repici fa subito opposizione dicendo: noi vogliamo sapere l'ora. E lei gli ribadisce che non c'è la certezza, quindi dovrebbe essere fra le 24-48 ore prima. Quindi
apre il margine in maniera esagerata che non si è mai vista. Questa è una delle oscenità di quell'autopsia. Stessa cosa per il famoso esame tricologico, che secondo la procura attesterebbe che Attilio ha fatto uso pregresso di eroina. L'avvocato Repi ci spiega benissimo che di quell'esame non c'è traccia. Cioè l'opposizione della famiglia Manca era, in quel caso, avevano chiesto alla procura una cosa semplicissima: fateci sapere l'incidenza nella morte di Attilio del tranquillante, perché Attilio viene trovato con dose di eroina, poi c'è un mix di tranquillanti, questo Tranquirit, e alcol. Quindi l'avvocato Repi ci vuole capire l'incidenza di questo tranquillante nella morte. Ecco, il medico legale non bypassa questa richiesta e entra a gamba tesa con un esame tricologico che non è mai stato segnalato alla famiglia, mai comunicato alla parte. Cioè, non c'è traccia dell'esistenza di questo esame tricologico, però c'è questa righina dove c'è scritto: sì, secondo l'esame tricologico c'è un uso pregresso di eroina. Quindi la famiglia Manca diceva: fateci vedere questo esame, non c'è da nessuna parte. Nell'autopsia c'è una riga, però non ci sono. Ma l'impronta dovrà fare riferimento all'esame che hanno fatto. Quello, cioè, l'opposizione. Per quello che il vicepresidente dell'antimafia ha detto, è un'autopsia infame. E la famiglia Manca si è opposta con tutte le forze, quindi doveva respingere. Come si fa a accettare? Il procuratore Spataro si è appoggiato totalmente su questa autopsia. Il procuratore Spataro ha detto: secondo l'autopsia lui è morto per droga, assunta volontariamente, c'è l'esame tricologico, quindi basta. E la cosa più grave che noi gli abbiamo contestato è che lui dice questa frase: io rispetto il dolore della signora Manca, però quello che posso dire a un familiare è solo una cosa: andatevi a leggere gli atti processuali. Ecco, una frase così sferzante, così grave secondo me, perché dire a un familiare: vatti a leggere gli atti, proprio a loro, che se li sono letti a memoria. E poi io abbiamo fatto anche osservato una cosa, cioè siamo un paese dove le sentenze spesso sono talmente contraddittorie, oppure cariche di buchi neri, che proprio i familiari sono proprio quelle sentenze che provocano ancora più dolore. Perché un familiare che legge una sentenza, che magari quel personaggio è possibilmente il responsabile, però, e se ne escono una serie di così virtuosismi giudiziari, non c'è la possibilità di comprovare, quindi gli si fa capire che c'è un buco nero, che c'è un mandante esterno, ma non si arriva alla verità, è come mettere il coltello alla piaga. Quindi dire a un familiare: vatti a leggere gli atti, l'unica cosa che ti posso dire, è veramente vergognoso. E quindi lo abbiamo contestato fortemente. Quindi, e concludo, cioè non è un paese. La signora chiedeva la questione delle impronte, che la casa è tutta pulita, quello che è un altro dei misteri, tutto chiuso, largo, preciso. Le siringhe, no, senza ma anche nelle medicine, nei tranquillanti, nel bicchiere, ma soprattutto le siringhe erano importanti. Quelle due siringhe ritrovate non hanno l'impronta di Attilio. Sono pulite. Quindi l'avvocato ha fatto la battuta: cosa fa Attilio? Si è messo i guanti per farsi le lezioni. Cioè, capite? Cioè, ci sono troppe cose. Cioè, lui girava in casa con i guanti, praticamente. Senza i vestiti che lui non aveva addosso stati ritrovati. Non vengono trovati i vestiti che aveva addosso. La casa ha una temperatura altissima, il televisore acceso, una spaccatura che non c'era prima nel parquet all'ingresso. La porta che non era chiusa a chiave, così. Come se qualcuno se la fosse tirata dietro. La vicina di casa, intorno alle 10:30 di sera, sente questa porta di casa che si apre e si chiude, e possibilmente è l'ora nella quale comincia a morire. Quindi tutti questi buchi neri che ci sono. Noi cosa possiamo fare? Noi tutti qua possiamo firmare. Allora, adesso la petizione è stata consegnata. Noi vogliamo partecipare, per esempio stare anche con Libera. Se Libera si presenta Libera con Bocciotti è stato dei primi firmatari. Dicono, ma se adesso ancora... Adesso stiamo aspettando, appena uscirà l'ufficialità della richiesta di archiviazione di Roma, insieme agli avvocati vedremo come reagire, perché bisogna capire in base a cosa la Procura di Roma intende archiviare. Perché se intende archiviare, come dicevo prima, perché non trova riscontro dal mafioso che non conferma il pentito, veramente ci casca in braccia a terra. Perché... Allora, infatti, gli avvocati stanno aspettando di leggerla per capire, hanno 20 giorni per presentare l'opposizione, per capire dove possono, perché sono tante le cose che non sono state investigate, oltre a quelli che abbiamo elencato adesso. Ci sono giri stranissimi fra il cugino di Attilio Manca, appunto Ugo Manca, questi contatti con Rosario Cattafi, strane telefonate in Francia,
ci sono tantissime cose, zone inesplorate. Intanto qualcosa possiamo fare, compriamo il libro. No, è importante perché è un atto politico, non è compro la scarpa. Quindi intanto potrebbe essere questa. Poi volevo sapere se qualcuno forse nel pubblico ha voglia di farti delle domande. Sentiamo un po' se il dibattito si può aprire anche naturalmente a Marta. Io c'ho un dubbio, la signora, l'unica imputata, sì, cioè, che ha ceduto secondo l'imputazione della droga, come è dimostrato questo? Lui ha preso il film, infatti questo è un altro ricordo, te lo spiego. Perfetto, non è, no, è l'unico neo, non c'è la prova, tu pensi al paradosso, Antonio, quindi lei ci prende 5 anni e zitta in silenzio, resta una tua testa. Allora, la prima volta che dopo averla cercata parecchio, Monica Miretti, finalmente sono riuscito a ricontattarla, lei era letteralmente terrorizzata, gli ho detto: signora, lo sa che lei è il capo espiatorio dietro il quale si muovono ben altri personaggi? Gli ho detto: sì, lo so. La cosa che, perché te lo dico? Perché lei è stata presentata da Attilio, da amici di Attilio di Barcellona, che è come se fosse l'anello di congiunzione che serviva in quel momento, perché lei viene presentata da Attilio e lei al telefono mi dice: io ho amato Attilio e maledico il momento che ho preso quel passaggio, perché lei il giorno che lui va a Roma al 10 di, e anche lì apre una piccola parentesi, è un altro dei misteri della morte di Attilio, lui è a Viterbo da una sua amica, intorno a luna, stanno pranzando. Riceve una telefonata dal suo amico di Barcellona, cambia di umore e dice: devo andare a Roma. E si vede che è molto nervoso. Questa ragazza dice: Attilio, perché, calmati, che succede? No, devo andare a Roma. Mentre va a Roma, chiama questa Monica Miretti, la incontra, perché poi i tabulati riscontrano che questi due telefonini si incontrano, lui racconta praticamente. Va. E la cosa strana è che mentre lui va a Roma, che aveva vissuto 10 anni a Roma, chiama l'ospedale e chiede a alcuni suoi colleghi come arrivare a Roma, Piazza del Popolo, via Cavour, cioè vie importanti. E i colleghi dicono: Attilio, tu hai vissuto 10 anni a Roma, perché ce lo chiedi a noi? E sembra quasi Pollicino che vuole lasciare delle tracce. Perché uno che vive a Roma da 10 anni e chiede come arrivare a Piazza del Popolo, stona. Come quando ha detto alla mamma quella... Quelli sono sia quello della moto, sono sempre telefonate quasi che servono per lasciare delle tracce, però non sono mai state chiarite quelle tracce. Quindi lui incontra questa donna romana, le dà un passaggio, lei dirà agli investigatori che lui l'ha accompagnata a fare una terapia, che doveva darle un farmaco, e quindi la versione ufficiale è questa. Non si è mai chiarito, perché infatti una delle posizioni degli avvocati è: non c'è la prova che lei ha ceduto l'eroina. Lei ovviamente nega, dice: non mi ha dato nessuna eroina ad Attilio Manca. Ma per i giudici dicono sì, è lei, però la cosa strana è che una volta che viene individuata, subito, appena morto, si interrompono le investigazioni su di lei. Quindi cosa succede? Che dopo 10 anni, nonostante sia per la procura lui sia un tossico e lei sia la sua pusher, ecco, per 10 anni non si investiga su di lei. Dopo 10 anni si comincia a investigare, però ormai non ci sono più tabulati. Non si possono fare intercettazioni. Quindi è una indagine lunga. Quindi il ruolo di questa donna è stranissimo. E come ti ripeto, dalla sua preoccupazione, la sua paura, è emerso che lei preferisce farsi, che poi non saranno 5 anni, diventano 3, certo, tutti con l'indulto, certo, e saranno servizi sociali, quindi certo, finirà così. Lei vuole che si abbassi il clamore mediatico, assolutamente. Ed è la persona chiave, è quella che lei sì che sa. Guardare il suo conto. Come? Bisogna guardare il suo conto. Ma tante altre cose dovrebbero fare che non hanno fatto. A 10 anni di rischio di ritardo è... Ma anche solo la paura, secondo me. Non basta, all'inizio basta, ci vuole bisogno, dopo diventa anche paura. Visto che hai preso, se no, no. Comunque da quella gente lì anche solo la paura è sufficiente. Sì, fai così o t'ammazzo. Quando tu l'hai chiamata. O fai così o t'ammazzo. Come preferisce passare, diciamo, parlare. Scusa, anche il fattore che lui dice alla madre che deve preparare la moto, comunque è un segnale che lui non ha per niente comunque l'intenzione di un suicidio, se no manco vai a chiedere. A parte questo, tu pensa che pochi giorni prima lui chiede ai genitori che avevano delle proprietà, dice: mamma, papà, vendete quelle case che avete che vi servono soldi per fare un mutuo per comprarmi casa, pochi giorni prima. C'è uno che ha istinti di così di ammazzarsi, non è che va a chiedere ai genitori di no.
E poi aveva delle operazioni da fare. Quel giorno lui, cioè, lui operava con il professor De Vecchis a Villa Valeria a Roma, quel giorno lui non disdice, perde, cioè, non chiama. Quindi anche quello, la sera aveva l'appuntamento con il suo mentore, il suo professor Lonzoni, che è il primo, pensate, questo qui viene da Roma, e quando sa della morte di Attilio, il suo primario del Policlinico Gemelli del reparto urologia, grida davanti a tutti: me l'hanno ammazzato. Subito. Infatti la madre ha questa memoria di questa scena del professor Lonzoni che grida davanti alla camera mortuaria: me l'hanno ammazzato. So che fare indagini a distanza di 10 anni non ha più senso. Infatti quando io ho raccolto le risposte della banca, della Polaria, perché loro vogliono sapere gli spostamenti di Attilio per andare in Francia, così, e tu hai detto, ma dopo 10 anni potete chiederci i registri, sono già distrutti, massimo 2 anni lo riteniamo. Quindi l'inchiesta fatta coi piedi praticamente. No, fatta bene per l'obiettivo. Certo che comunque il fatto che la Polaria non tiene i registri e invece un ospedale comunque è qualcosa di... Ma ci è andato lui da solo? Questa è un'altra cosa, è un assurdo, cioè, questo per spiegare la cosa, ecco giusto, è dato un altro dei misteri che ho detto prima, è che c'è una nota della squadra mobile di Viterbo che attesta il falso. Cioè, vedete, la procura, dopo i primi anni in cui si parla di Provenzano, di questa possibile ingerenza di mafia, così, vuole spazzare via dal campo l'opera di Provenzano, cosa fa? Chiede alla squadra mobile di Viterbo di farsi dare dai registri dell'ospedale di Viterbo i turni di Attilio Manca. E la nota della squadra mobile attesta che nel periodo in cui Provenzano veniva operato in Francia, ottobre 2003, fine ottobre 2003, Attilio Manca era in servizio. Quindi la procura dice, basta, finalmente abbiamo la prova regina che Provenzano non c'entra. Anni dopo, un buon collega in gamba di chi l'ha visto va a scandagliare quei registri e scopre che è il contrario, che nei giorni in cui Provenzano era a Marsiglia a farsi operare, Attilio non era in servizio. Quindi pensate, una procura che si è il capo della squadra mobile all'epoca, è Salvatore Gala, guarda caso, è lo stesso che nel 2001 è stato condannato al G8 di Genova per il falso verbale alla scuola Diaz del ritrovamento delle moto. Esperto. Cioè, esperto, dovrebbe dire. Quindi sembra quasi le persone messe al posto giusto, praticamente. E per la procura questa non è un'anomalia, cavolo, avete dato, cioè, importanza a una nota che attesta al falso e per voi è una cosa così. Quindi è un'altra delle incongruenze, praticamente. Scusi, io volevo dire una cosa che, per seguire la domanda di Andrea, io penso che quello che noi possiamo fare indipendentemente dalle sentenze, perché adesso sicuramente il problema è che comunque il nostro sistema giudiziario si muove seguendo delle linee ben precise, cioè tu apri, se hai, si puoi aprire un'indagine contro ignoti, eccetera, però insomma deve reggere, siccome sono passati molti anni, così come le grandi stragi, non è facile recuperare i fili, però penso che quello che invece ognuno di noi può fare, che oggi molti di noi la storia la conoscono, altri no, dirla, raccontarla, uno legge un libro, lo presta un amico, si faccia sapere, che almeno se questi genitori dovranno passare la miglior vita senza aver avuto giustizia, che almeno sia restituita da Attilio la sua reputazione di uomo di grande e non di drogato, cioè se passa tra la gente, anche perché così ha fatto Ilaria Cucchi, è passato tra la gente, certo lei ha avuto tra virgolette più fortuna perché è più recente e lei è riuscita a stare sul pezzo, capito? Parte c'erano che... più foto, poi se ne è occupata la Gambarelli che adesso no, la posta fuori. Fuori, ma esatto. Non c'è mafia, lì c'è mala giustizia, non c'è mafia, non ci sono servizi, è ovviamente molto più semplice. Attilio si trova coinvolto in un gioco enorme, si presuppone che lui avesse capito forse questi spostamenti che lui fa, queste cose, che questi incontrare questa gentaglia che erano suoi ex amici di ambienti nei quali lui non può essere cresciuto, per quanto fosse una brava persona, quando vive in quegli ambienti tutte... poi quello era il cugino, cioè non è vero. Scusate, com'è che avevano individuato lui come medico per Provenzano? Allora, com'è che si fa una scelta? Sì. Io sono siciliano, quindi sì. Più di Andreotti penso sempre un po' al mare. Cioè, intanto, tossicodipendente di eroina si riconosce e si sa e c'è un marchio. Poi ci sono quelli della domenica,
persone normalissime, la domenica, come i bevitori del sabato sera. Perché qualcuno portò Provenzano da lui? Allora, più che perché lo portò, è la facilità, fra virgolette, di arrivare ad Attilio con tanti anelli di congiunzione, perché abbiamo un cugino che è in contatto con un pregiudicato che a sua volta sarebbe in contatto con un generale piduista. Quindi alziamo sempre di più il livello e la catena è molto semplice, perché non si arriva ad Attilio col generale che chiama Attilio, no, si arriva tramite il cugino. Per dire, e qui apro un inciso importante, il cugino di Attilio, Ugo Manca, che diventa uno degli accusatori, che dirà che Attilio era un tossico, così, va a farsi operare da Attilio a dicembre del 2003, è ospite a casa sua. La cosa strana è che nel 2004, a marzo 2004, quando la polizia scientifica va, ovviamente perché non è per dare tutta la casa, trova un'impronta del cugino nel bagno dell'appartamento. Lui dirà ufficialmente che quell'impronta si riferisce al periodo in cui lui è andato a farsi operare a dicembre 2003, ma la madre interviene dicendo: io sono venuta a Natale a stare con mio figlio a Viterbo, ho fatto le pulizie approfondite di quella casa, bagno incluso, e i periti diranno: è impossibile che un'impronta resista da dicembre 2003 a marzo 2004 nel luogo più umido della casa, dopo le pulizie effettuate. E soprattutto una cosa che stona è il fatto che il cugino che accusa Attilio di essere un tossico vada a farsi operare da un tossico, tanto che una collega di servizio pubblico riesce ad andare a casa del cugino e dice: scusi, ma lei ha detto che il suo cugino è un tossico, e lei si faceva operare da un tossico, e lui la caccia di casa, letteralmente. Questo per dirvi che il ruolo del cugino è molto importante, perché l'ipotesi è che sia stato lui l'anello di congiunzione. Perché Attilio non è che frequentava giri strani. Questo cugino sta a Pozzo di Gotto. Il cugino sta a Pozzo di Gotto? A che livello è di mafia? No, lui non è stato mai condannato per mafia, ha avuto una condanna per droga. In primo grado, a 9 anni, e poi è stato... Bisogna vedere adesso che livello sta. Ovviamente sarà cresciuto. Ovviamente al momento non ci sono, diciamo, indagini ufficialmente in corso per mafia sul cugino, però... rapporti di polizia lo indicano vicino ad ambienti mafiosi, lo hanno indicato vicino ad ambienti mafiosi, quindi è quello che potrebbe essere, secondo la te. È chiaro che al momento ci sono riscontri che possono dire sì, il cugino lo ha portato, però tutti i possibili, diciamo, granelli che compongono questo mosaico portano alla parte del cugino, al pregiudicato Rosario Più Cattafi, perché se no lui era al di fuori completamente. E una cosa, un'altra cosa che le dico, giusto per spiegarle meglio, i genitori a un certo punto, Attilio fa una telefonata ai genitori, dice: mi ha chiesto, parlando del cugino Ugo, che gli avrebbe detto che sarebbe andato a trovarlo, pregiudicato, poi si scoprirà che un pregiudicato, Angelo Porcino, per un consulto. E Attilio si insospettisce di questo personaggio, dice, ma gli chiede ai genitori: ma voi conoscete chi è Angelo Porcino? I genitori no, perché erano semplici insegnanti. Poi si scoprirà che era stato invischiato in inchieste di mafia. Quindi perché il cugino chiede anche ad Attilio di ricevere questo personaggio, e poi non si sa nemmeno? Storicamente i professionisti coinvolti o erano parte o erano ricattabili. Questa sembra una situazione un po' anomala. Molto anomala, molto anomala. Assolutamente. È il tramite, no? Ma secondo me ci sono delle cose da valutare. La prima, intanto Attilio è bravissimo, e poi è una persona che potrebbe essere ricattata, se proprio vogliamo andarla a cercare, nella incolumità forse dei suoi familiari. Io non la vedo tanto difficile che il cugino gli abbia detto, che lui si presti. Parte che forse all'inizio si è prestato senza sapere che cosa andava a fare. Anzi, sicuramente, perché non pensi che uno ti telefonava: vieni a vedere Provenzano come sta, visto che era latitante. Ma se il cugino era uno spacciatore, un mezzo mafioso, lui doveva starci un po' lontano. Cioè, ci sono delle cose che non mi convincono. Sicuramente. No, sicuro. Ci sono delle cose che non mi convincono. Sicuramente. Dei buchi neri. Ce ne sono molti di buchi neri. Anche questa figura femminile, qual era la relazione fra lei, la spacciatrice, no? Sì. Qual era la relazione? C'era un'intesa di tipo amoroso, questo sessuale, sì. Cioè, allora, che incontrava questa persona? Guarda, quello è uno dei misteri che la procura per prima non ha voluto chiarire, l'avvocato voleva chiarirlo, gli è stato impedito,
voleva capire il tipo, perché nei tabulati ci sono 5 giorni nell'arco di 2 anni di queste telefonate. Non è una persona con la quale c'è un grandissimo flusso di telefonate, una frequentazione. Quindi è un mistero. Lei si è fatta sfuggire questa frase con me, ma non ha mai detto agli investigatori io e Attilio avevamo una relazione, una storia, mai. Con me se ne è uscita con questa frase: io Attilio l'ho amato e ho maledetto il giorno, quel momento che ho preso il passaggio nella sua macchina. Quindi ho dedotto che ci fosse stato qualcosa, è chiaro. Però purtroppo su questa persona i primi che dovevano fare le investigazioni non l'hanno fatto. La magistratura è la prima che non ha voluto chiarire bene il ruolo, perché ci sono scarni verbali di interrogatorio fatti nel 2004 che sono veramente ridicoli, proprio domande ridotte all'osso. Così è, non è così che si investiga sulla persona, al test chiave per eccellenza, l'ultima che l'ha visto in vita e che ha parlato con lui, perché lui quel giorno ha cambiato di umore, perché questo amico siciliano lo chiama e lo fa andare subito a Roma. Che succede? Perché? E quello è un altro dei misteri che non ha nessuno mai chiarito. Sergio, uscendo un attimo dal sì. libro, vorrei capire che cosa state facendo intorno a questo libro, cioè dove lo presentate, le scuole, sì. le avete coinvolte, per esempio Libera nostra, di Pesaro e Urbino, magari potrebbe coinvolgere delle scuole, si può trovare un tema, un premio alla fine, qualche cosa. Intorno a questo, poi ci si rivede magari da 3 mesi, dice allora avete letto, che cosa ne pensate? No, uno la mette un po' così come giallo con i ragazzi, quali sono i finora è stato, secondo voi? È stato già fatto, sì. Che cosa avete sì. fatto intorno a questo libro? Allora, a parte le classiche presentazioni, la cosa buona è che è Libera, proprio Libera, siamo partiti da Libera Friuli, mi ha messo in contatto con Libera Belluno. Scusa, adesso quando avete iniziato questo? È un anno che sto girando, un annetto più o meno. Grazie. Più. E quindi abbiamo iniziato grazie a Libera del Friuli, mi ha messo in contatto con altri presidi di Libera, e si stanno aprendo adesso, c'erano 2 a Belluno, grazie, sempre con 2 scuole diverse, e anche nelle scuole devo dire che i ragazzi sono molto interessati. Ma che li dice ragazzi? Leggete? Io cerco con un linguaggio magari sì, meno tecnico, cercando di raccontargli una storia e fargli capire che è un mistero. Come dicevo prima, loro potrebbero elencare i buchi neri come stiamo facendo adesso, sì. insomma, potrebbero. Ci rivediamoci tra 3 mesi. Una scuola siciliana era eletto proprio come vittima, diciamo, adottata da quella scuola. Don Ciotti lo nomina fra i 900 nomi di vittime di mafia, quindi ha avuto il coraggio, Luigi, di andare oltre gli stereotipi e di elencarlo in mezzo a questi 900 nomi. Quindi è l'unica consolazione che la povera Angelina e Gino hanno, che almeno c'è una parte di questo paese che è con loro. Di cui quasi la metà donne. No, solo 84 se ne vanno. 84 fino a quando l'hai fatto te? No, oggi non ci sono. Io l'ho preso in a 2017. Tutta la lista di Libera. Ah. Sì. C'è una lista ufficiale, sì, no? Non è che si entra nella lista così. No, per quello si chiama Vivi. Volevo concludere il discorso dicendo che non è la cosa assurda di tutta questa storia, seguendo il ragionamento del Signore, è che alla fine non significa che parlando di Attilio non fosse un santo, magari, cioè, non significa far diventare le persone eroi, significa però è questo, che su un caso che si incastra in questo modo con una delle più grandi latitanze, una delle più grandi vergogne tra le varie che abbiamo, perché 43 anni di latitanza di una persona in un territorio come l'Italia è una cosa abbastanza vergognosa, e si incastra, la cosa che fa scattare è come mai siano stati volutamente ignorati degli elementi che, vede, io non faccio il signore là dietro un poliziotto, ma noi la giornalista non è che, però basta mettere A, B, C, io non sto dicendo, non lo so, va bene, la signora Angelina può essere che ha tutte le ragioni, che le risposte tue, io magari non lo so, però io avrei voluto sapere, cioè oggi è difficilissimo sapere, però uno straccio di processo decente che mette in fila queste cose, che investiga tutte le domande legittime che lei ha, che io ho, che tutti hanno, non è stato fatto. Quindi io se fossi, cioè se ci fosse una procura coraggiosa, io procederei contro ignoti anche
anche solo per fuga. Se alla fine di tutte queste storie salta fuori e Attilio invece era un eroe nomade stranissimo che c'era, va bene, ma nulla cioè, anche se lui io ne ho avuti amici ammazzati, tossicodipendenti che sono stati ammazzati dalla mafia con una overdose, perché è un classico, si vedono anche nei film americani. Mm-hmm. Arriva l'amico, ti porta l'overdose, sa che è un'overdose, tu non lo sai, ti fai e ci muori. Nulla toglie che lui possa essere un l'abbia provata per la prima volta, lo faceva una volta al mese, ogni 15, nulla toglie al personaggio e al fatto che sia stato magari in questo modo era ricattabile e poteva essere anche eliminato come quando si voleva in maniera pulita. Ma il fatto che lui si faceva, nulla toglie al fatto che l'hanno ucciso. Il problema è che non c'è la prova che lui si facesse, quindi la famiglia, però una famiglia che è certa che questo non è successo, dice: non lo potete, non potete seppellire un figlio calunniandomelo, fate un processo nel quale mettiamo tutto nero su bianco, quindi questo coso tricologico che hanno fatto, dove sono i valori di chi ha detto cosa, cioè tutto questo che si fa normalmente non è stato fatto, quindi questo consente tutte le lucubrazioni del caso in un senso o nell'altro, ma è una giustizia negata che giustamente una madre e un padre non possono accettare. È una società civile, in un paese teoricamente civile dove dovrebbe vigere un ordinamento giudiziario civile, non è una cosa comunque accettabile. Adesso poi dopo possono accusare la famiglia Manca e tutti noi di dietrologia spinta, va bene, però se tu ti puoi permettere di dire tutto quello che vuoi senza un processo, mi permetto pure io, scusa, eh? Allora, se no mi fai il processo e allora smontiamo pezzo pezzo. Giustamente la famiglia deve sapere, sta Monica Miletti andrebbe presa e girata come un guanto. No, gli faccio una domanda adesso, una fra 10 anni, poi questa è terrorizzata, ma cioè, mettetevi nei suoi panni, se dopo 15 anni di Attilio non si sa nulla, lei che è niente, l'anello più piccolo, più debole, lei dice che fine faccio, né che bisogna avere... Insomma rimane tutto un po' come al solito in sospeso, tanto qui in Italia siamo un po' sospesi. Allora, io intanto ringrazio tantissimo i nostri convenuti, perché anche se dopo un anno che è uscito il libro, mannaggia, lo volevo prima, dovevamo pensarci prima, adesso il prossimo libro voglio essere la seconda, va bene? Scherzo naturalmente. Grazie. Grazie a Maestro Rossi, grazie alla Marta Cerconi, sono contenta di questa insomma un nuovo lavoro, è un grosso che devi affrontare. Io adesso qui chiuderei con una canzone che si chiama Lacrime di Madri, che potrebbe essere anche Lacrime di Padri, poverino, però in questo caso lo dedichiamo ad Angelina. Allora, io inviterei voi a mettervi seduti lì e farei venire Pippo e Tiziana. Pippo, sai perché? Perché tu sai leggere il siciliano. Io lo dico prima, perché non ce l'ha. Io lo so leggere. E sai leggere. Io tu sai leggere il siciliano? Ce l'hai leggere. Io chiedo scusa già in anticipo della pronuncia. Tu intanto racconta... Sì. Allora, Tiziana Gasparini, guarda, c'è anche gli occhiali. Allora, Tiziana Gasparini, tra l'altro una famosissima folk singer della zona, non soltanto delle Marche, perché insomma va in giro dappertutto, tra partigiani, donne in nero, sono parte che sia rosso, ecco. No, donne in nero, cioè no, donne in nero contro la guerra, tutto. Non c'entra il nero dei fascisti. No, come colore. Allora, quindi Tiziana, quando ha saputo che organizzavamo questa cosa, ha detto anch'io voglio partecipare. E raccontare che cosa hai fatto, così intanto mi legge il siciliano. Sì, e poi glielo legge magari prima. Niente, quindi grazie ad Andreina, ma insomma non è la prima volta che partecipo a queste cose. Niente, io
praticamente quando Andreina ha detto ma c'è questa cosa di cui io vorrei partecipare, vorrei dare un contributo, il mio contributo con un canto, e allora ho cominciato a cercare così un canto che potesse non solo, cioè che io potessi cantare, che quindi potessi portarvelo. E, ho trovato diverse cose, una che vi voglio dire perché un amico, un anarchico che è un ricercatore, mi ha detto una cosa, per esempio, che vi dico perché io non la sapevo, che i giganti, per chi è un po' grande, qui ci sono anche giovani, comunque era un gruppo beat negli anni 70, nel 1971 i giganti fecero un'opera che è bellissima ed è da andare a ascoltare. Loro l'hanno rappresentata, hanno vinto il premio Borsellino, tra l'altro, con questa un'opera magna, un'opera teatrale e di canto e di testi, che si chiama Terra in Bocca, l'hanno fatta nel 1971. Io non la conoscevo, e con questa opera loro hanno chiuso in Italia con il, non lo dico io, hanno chiuso col loro lavoro di cantanti, perché sono stati censurati proprio perché nel 1971 avere il coraggio di scrivere, di fare un'opera come quella che hanno fatto loro, sono stati diciamo censurati, ed è un'opera a tutt'oggi veramente bellissima, perché va dalla musica, soul alla musica jazz, con dei testi bellissimi, varie interpretazioni, ma è veramente, anche le parole sono, ecco. Però io da lì, dovendo fare in pochi giorni, insomma, fare un canto a cappella, cioè senza luce come faccio oggi, da lì non ne venivo fuori. Allora ho contattato con una mail l'associazione di Peppino Impastato, a Cinisi, credo che sia, Cinisi, a Palermo, e ho mandato una mail, perché c'era su internet loro, così ho mandato una mail dicendo sono bla bla Tiziano, devo fare, voglio fare questa cosa, e mi mandate, avete un canto? Loro c'hanno anche un collettivo musicale, loro mi hanno mandato due canti che secondo me sono bellissimi, e uno di questi canti è questo, Lacrime di Mandri, che praticamente ricalca, non dico la storia intricatissima di oggi, però anche qui, questa madre, lo stesso, come protagonista c'è Felicia Bortolotto, che è la mamma di Peppino Impastato, che praticamente dopo che gli hanno ammazzato il figlio nel 1978, morte che allora, se vi ricordate, venne in qualche modo oscurata perché il giorno, il 9, quando venne trovato Schiaffani Moro, e quindi con 78, quella notizia 78, sì, immagino. E niente, e lei ebbe il coraggio, praticamente vinse la paura, eccetera, e disse, siccome anche lì suo figlio veniva fatto passare, siccome è stato fatto saltare, attaccato con la dinamite ai binari del treno e fatto saltare, all'inizio avevano detto che era un terrorista che si era fatto saltare, poi non era più un terrorista ma era un suicida eccentrico che voleva una morte così. La mamma, la madre per prima, chiaramente lei non accettò questo, ebbe il coraggio insieme ai compagni di Peppino di dire io voglio la verità, non accetto questo, per cui è iniziato praticamente hanno raccolto i giovani una petizione popolare, un'altra madre coraggio, perché dopo 23 anni, lei ha dedicato praticamente la vita, lei mi pare che sia mancata nel 2007, e praticamente dal 78 nel 2000, adesso mi aiutano i ragazzi, io già non mi ricordo più qual era commissione antimafia. Brava, ecco. Una persona della commissione antimafia bussa alla porta di Felicia e gli dice, no, perché gli dice praticamente che Badalamenti, che era il boss
mandante, perché Felice era sposata con un mafioso e il figlio si era livellato. Finisco, poi anch'io mi devo riprendere il filo per capo, finisco perché se parlo, vabbè, comunque, no, però era moglie di mafioso lei, ecco. Detto questo, lei praticamente, insomma, è arrivato, Badalamenti è stato condannato come mandante, questo era già da 45 anni in galera per droga a New York, però lei ha avuto... Lei canta? Sì, vabbè, mi ha detto di parlare, ma mi devo ripetere. No, adesso tu ti metti da una parte, sì. E ti liberi. La legge, scusate. Allora, ragazzi, il nostro Giuseppe Perrone si siede e ce lo legge in siciliano. Spero. Ci legge la parte siciliana. Appena finito la terzina, la quartina, io lo leggo in italiano, così sì. Intanto noi vediamo la vera, come la scrittura di Claudio di Mercurio, di Lacrime di Maci, e io vi lo traduco e poi finalmente avremo il canto, così anche Dante, che ringrazio, potrà liberarsi di noi. Perché di Dante? Allora, tira su che non vedo. Sonno non posso pigliare. La morte non vuole finire, si cunnanna non vino con l'occhi mei e sta madre non nave giustizia. Non posso addormentarmi, la morte non vuole arrivare, se la condanna non vedo con i miei occhi e questa madre non ha giustizia. Pezza a pezza non fici rumore, pitta gente era solo munnizza, ma mio figlio era solo commento ca la mafia e la montagna di merda. A pezzi lo hanno fatto morire. Per quella gente era solo spazzatura, ma mio figlio era solo convinto che la mafia è una montagna di merda. Merda che ci levanta la faccia, merda che ci chiude i polmoni, merda che si leva bruciato e la testa non ne fa più gli sali. Merda che ti va in faccia, merda che ti chiude i polmoni, che ti toglie il fiato e la testa non fa più alzare. E chi sto che fece mio figlio? Chi sta sola fu la sua colpa? Per chisto ci fu la condanna e in salario me lo fecero satare. Questo ha fatto mio figlio, questa è stata la sua sola colpa. Per questo c'è stata la condanna e lo hanno fatto saltare in aria. Ma la madre quando andava a campare di suo figlio non andava a vedere morire, ma santa fara per mia chisto vose e mio figlio mappe a brulicare. Pippino mio, mappe a brulicare. Ma una madre quanto deve vivere? Non dovrebbe vedere morire i propri figli. Ma Santa Fara, patrona dei cinesi, ha voluto questo per me e mio figlio e ho dovuto seppellirlo. Peppino mio, ho dovuto seppellire. Bene. Anche un'aria da punto dei punti quasi. Punto l'hai letta molto bene. E quindi tu sei senza microfono e quindi ci canta questa Lacrime di madre di Claudio di Mercurio. Sono non posso pigliare, la morte non vuole venire, si cunnanna non viru colochi me e sta madre in una vi giustizia. Pezza a pezza l'uffici rumori, pidda gente era solo munizza, ma me figlio era solo convinto dalla mafia è una montagna di merda.
merda canivanta la facci, merda cani chiui purmuna, merda cani leva luciato, e la testa mi fa più di sari, e chi stucchi fici me figlio, chi sta sola fu la so corpa, e picchi stucci fu la cunanna, in tallario mi l'uffici russatari, ma na madre quanta via campari, di su figu in una vuoi vedere morire, ma santa fara pimia che stuvosi, e mi figlio ma pabrulicari, pippino mio ma pabrulicari. Presenta dei ragazzi che fanno pallacanestro, che sono alti 2 metri. Allora alzo il cavalletto. Ti conviene forse? No, non so chi fa da portavoce. Tutti qua. Due. Vabbè, scegliete. Allora, questa è la terza generazione. Non vi libererete di noi. No, perché siccome è un lavoro estenuante e logorante, e giusto c'è uno stesso organismo, dice, meglio che mi preparo per l'arrivo. Mi sembra una bella generazione. Allora, Sonia, Lorenzo, Karim e Jamil, chi parla? La ragazza. No. Scusa, allora, fatti girare, mettetevi, ok. Allora, noi siamo Our Voice. È un movimento culturale internazionale formato da giovani che vanno dai 7 ai 30 anni che sentono il dovere di denunciare tutte le ingiustizie sociali che esistono in questo mondo e lo vogliono fare attraverso l'arte. Qui in Italia soprattutto ci occupiamo di parlare di mafia, abbiamo uno spettacolo intitolato L'arte uccide la mafia, dove presentiamo diverse vittime, recitiamo, interpretiamo diversi personaggi che hanno lottato contro la mafia e sono stati uccisi dalla stessa. E denunciamo anche, ecco, abbiamo un piccolo tratto all'interno del nostro spettacolo, una scena dove parliamo brevemente della trattativa Stato-mafia e vogliamo ricordare tutte le vittime che si sono battute contro questo problema e dire che non sono morti in vano, perché oggi ci sono tanti altri che si occupano di quello per cui hanno lottato queste vittime e dire che oggi è importante la voce dei giovani, che noi siamo il futuro e che è importante che noi ci informiamo su questi problemi che esistono nel nostro paese. E quindi niente, passo la parola a Lorenzo per ricordare i progetti che stiamo portando avanti. Grazie. Dove siete? Dove siete rintracciati? Scendi qui a mare, abbiamo la nostra sede. Provincia però di Fermo. Sì, ah, ok. Una nostra, sì, uno spinato. C'è una cosa. Allora, sono in diverse parti d'Italia, come adesso in Friuli Venezia Giulia, anche a Milano e in diverse parti del Sud America. Sì. Bellissimo.
Allora, prima di tutto ringraziamo Lorenzo per la redazione Antimafia 2000 e oggi penso che ci troviamo qui perché alla presentazione appunto di questo libro, perché il filo conduttore che unisce il nostro movimento con appunto il libro è la voglia di trovare della giustizia. Ecco, noi il nostro spettacolo si basa proprio su questo, comunque sul e ci appoggiamo a persone che con tanta dedizione, con tanta determinazione lottano appunto per trovare la giustizia, la verità, e noi attraverso questi valori cerchiamo di coinvolgere ragazzi, persone di qualsiasi età. Cioè, il movimento Aquarepoise è nato proprio per questo, per coinvolgere, per non ritrovarci da soli, affrontare appunto la scoperta e la ricerca della verità, perché è questo quello che muove il movimento Aquarepoise, e questo è il valore penso più grande che ci accomuna tutti quanti. Avete un sito, un posto, di tutto, perché lui sta registrando e quindi... Abbiamo pagine Facebook, Instagram, un canale YouTube, ci potete trovare su Facebook con Chiocciola Passion for Justice. Chiocciola? Passion for Justice, passione per la tutto giustizia. Tutto in americano. Ecco, la terza versione. E all'interno della nostra pagina Facebook non pubblichiamo solamente i nostri eventi, ma comunque gli eventi di un sacco di ragazzi, di movimenti che associazioni, movimenti che si trovano anche in Argentina, perché noi essendo un movimento internazionale abbiamo delle sedi anche in Argentina, in Italia ci troviamo nel Friuli, a Milano adesso stiamo creando un nuovo gruppo e ci stiamo appunto cercando di espandere. Ecco questo, siamo stati adesso il 17 luglio a Palermo. Siamo stati all'università, con la redazione sempre Antimafia, e abbiamo avuto l'onore di parlare insieme a magistrati come Nino Di Matteo. Cioè, è stata una cosa forte questa, perché cose che ci toccano, qualcosa che... D'inverno ci teniamo soprattutto ad andare in giro per le scuole a portare i nostri spettacoli e a parlare di queste tematiche per informare soprattutto i giovani, perché il nostro obiettivo è quello di espanderci, ma soprattutto informare i giovani e le persone di questi problemi della mafia che sta ancora all'interno del nostro paese, perché con l'informazione si può fare molto e deve partire tutto dai giovani, dai cittadini, dal popolo. È questo quello che vogliamo fare noi, questo che vogliamo esprimere, e che altri giovani, altre persone inizino a fare qualcosa come noi nel nostro piccolo stiamo cercando di fare. Bravo. Allora, io mi sono reso conto che questi movimenti antimafia sono di un'importanza fondamentale per l'Italia, e mi ricordano il risorgimento italiano, la lotta partigiana, il 68, adesso ci siete voi, questi giovani artisti impegnati, e quindi Dario Fo ha cominciato così. Io sono contenta che abbiamo presentato il libro, abbiamo cantato, abbiamo visto le opere della Marchetti. Benissimo. E quindi insomma Gasperini ci ha fatto il suo canto, che non è Marchetti, scusa, ma è Anna Matteucci, e i nomi purtroppo li devo leggere. E comunque sono contenta dei nostri ragazzi che insomma porteranno anche le nostre istanze in giro per il mondo, anche in Argentina. Grazie. Certo.